Vediamo adesso che succede quando noi spostiamo la sorgente luminosa AB ancora più a sinistra e la portiamo nel fuoco. Abbiamo detto nel video precedente che l'immagine si forma enormemente grande all'infinito e infatti lo possiamo dimostrare con i soliti quattro raggi luminosi che escono tutti da B. Il raggio blu, parallelo all'asse ottico, rimbalza, si riflette e passa per il fuoco. Il raggio verde esce da B, passa per il fuoco, si riflette sullo specchio, e procede all'infinito, parallelo all'asse ottico. Il raggio rosso esce da B, si riflette nel vertice simmetricamente rispetto all'asse ottico e infine il raggio giallo esce da B, passa per il centro dello specchio, si riflette e torna indietro passando di nuovo per il centro dello specchio. Vediamo che i raggi riflessi sono paralleli e quindi si incontrano all'infinito. Quindi l'immagine si forma a distanza infinita dallo specchio e si forma enorme, grandissima, praticamente di altezza infinita. Dunque, con lo specchio concavo, quando la sorgente si trova nel fuoco, l'immagine si forma all'infinito, quindi a distanza infinita e infinitamente grande.